della Sabato 11 settembre, San Diomede martire. È il 254esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 111 al termine. Il sole sorge alle 6.44, tramonta alle 19.29. La luna sorge alle 11.51, tramonta alle 21.48. Il Senato Veneto decreta che gli ambasciatori della Repubblica sono tenuti a presentare, al loro ritorno in patria, i doni ricevuti dalle potenze straniere. Le previsioni per domani. In pianura cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, possibili foschie o locali nebbie sulle zone meridionali e nubi basse in Valbelluna fino al primo mattino. In montagna sereno o poco nuvoloso fino a metà giornata, poi irregolarmente nuvoloso per attività cumuliforme. Precipitazioni generalmente assenti, temperature minime senza notevoli variazioni, in calo sulle zone montane, massime in aumento. Monteforte d'Alpone, in provincia di Verona, prende il nome da un castello costruito forse prima dell'anno 1000 su un vicino colle. Borgo nel cuore del Soave è il comune con la più estesa superficie vitata d'Italia. Qui la natura ha donato un terreno composto da basalto di origine vulcanica, scuro e che profuma d'estate, donando così ai vini una precisa identità. Ma non c'è solo il vino. Sono numerose infatti le chiese disseminate sul territorio. La parrocchiale, dedicata a Santa Maria Maggiore, fu eretta a partire dal 1805 su progetto dell'architetto veronese Bartolomeo Giuliari e terminata nel 1904 col completamento degli affreschi. Qui inoltre è fortissimo il senso della comunità e centinaia di volontari organizzano da anni manifestazioni di enorme successo come il Carnevalon e la Montefortiana.